Mi chiamo Nazareno Scaccia e lavoro presso la Scuola Superiore di Biotecnologia dell'Università Cattolica Portoghese a Oporto. Nel nostro laboratorio studiamo l'ecologia dell'antibiotico resistenza e la sua diffusione nell'ambiente, in particolare nell'acqua. Come già riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'acquisizione dell'antibiotico resistenza da parte dei batteri è una preoccupazione a livello globale, perché minaccia la prevenzione e il trattamento di infezioni causate da batteri. La mia ricerca scientifica si basa sullo studio della valutazione dei possibili rischi che l'antibiotico resistenza possa essere trasmessa all'uomo attraverso l'utilizzo delle altre erbe, ad esempio attraverso il consumo di prodotti provenienti da campi agricoli irrigati con acque reflue. Perché le acque reflue? Oggigiorno l'utilizzo delle acque reflue in agricoltura sta diventando una pratica molto diffusa a livello mondiale, specialmente in quei paesi con gravi deficit di acqua. Tuttavia gli impianti di depurazione delle acque reflue possono essere una fonte di batteri resistenti agli antibiotici e di geni che conferiscono la resistenza ai batteri. Il riciclo delle acque reflue trattate, in particolare nell'agricoltura, potrebbe essere un serio problema per la salute pubblica dovuto alla diffusione dell'antibiotico resistenza nell'ambiente. Una delle principali preoccupazioni è la contaminazione della catena alimentare umana durante i processi di irrigazione. Infatti il consumo di vegetali crudi irrigati con queste acque potrebbe giocare un ruolo decisivo nella trasmissione dell'antibiotico resistenza e quindi rappresentare una minaccia per la salute pubblica. Il mio dottorato di ricerca fa parte di un progetto europeo chiamato ANSWER ed è finanziato dal programma per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020 dell'Unione Europea. Lo scopo di questo progetto europeo è quello di valutare possibili rischi ambientali e per la salute pubblica dovuti connessi alla diffusione degli antibiotici, dei batteri resistenti agli antibiotici e di geni di resistenza, in modo da creare delle linee guida per la valutazione del rischio e di conseguenza assicurare la salute pubblica e promuovere un corretto riutilizzo delle acque reflue per differenti scopi.